It's a kind of tribute to honesty and sincerity, so which are two values which are kind of missing in Italy too. So I wonder if your intention, you also felt this need of paying homage to these two important values. Yeah, absolutely. So all of us went to very competitive high schools in Singapore, and in order to get into these Ivy League schools, these top schools, oftentimes the kids who compromise honesty will get in. You do things that you don't really enjoy, you do things that are strategic, you're more likely to get in. So it's true. La realtà in effetti è d'accordo con lei, per quanto riguarda loro, appunto tutti loro hanno frequentato scuole superiori a Singapore estremamente competitive per poi accedere a università altrettanto competitive considerate appunto i top delle università. E spesso appunto per riuscire ad essere ammessi devono in qualche modo accettare dei compromessi che possono essere quello magari di prepararsi per cose che non sono esattamente quello che vorrebbero, oppure appunto mostrare interessi che poi magari in realtà non sono proprio loro, quindi compromessi anche alla propria onestà individuale. Allora, stavo chiacchierando con Ryan e gli chiedevo un paio di cose. I was just asking a couple of things to Ryan. Dunque, se non sbaglio, questa è la storia, è una storia reale che è successa a Ryan e al suo roommate. Vishnu Hari, che è lo sceneggiatore. So it's a real story that happened to Rian and his roommate, who in fact is the author of a screenplay. E quindi questi sono, è basato su una, fatti realmente accaduti. It's based on a true story, right? Come, quindi volevo sapere come gli attori, come li hai li hai trovati, erano amici, li hai trovati in un come casting, cast them, were they friends, or how did it happen? How do we cast? Yes, how you picked you, yes. Okay. Well, the reason how we came up with this film, it's not like he wrote the script and he was like, okay, anyone wants to come and apply to, you know, to audition or whatever. It was a closely knit team of people and we tried to maximize on our strengths. So he knew that I could act, he could direct, Vishnu could write, and it's, you know, at this age, with limited resources and almost very little money, we need to make the best of what we have, and after all, we are students. Even like with the rest of the team, most of them came to do it for free, because they were friends and students, and it was mainly the experience, and we didn't even think we could actually monetize this, but the richness of this project was in the experience. Allora, devo dire che non è andata come uno si può immaginare, che lui aveva una sceneggiatura, ha chiesto degli attori di fare dei provini, no, assolutamente no. Si tratta di studenti, di ragazzi che appunto ancora in fase di studio hanno voluto cimentarsi con questo lavoro e quindi hanno capito che l'unico modo per realizzarlo era di massimizzare le poche risorse di cui disponevano, che erano le loro proprie forze individuali, ciascuno competente per qualcosa, sapeva per esempio Roy, sapeva che lui sapeva recitare, che Vishnu poteva scrivere una sceneggiatura, quindi è stato questo mettere insieme le loro forze che ha consentito loro di fare questo film. E quello che era importante era proprio l'esperienza di realizzarlo. Non pensavano neppure di poterci guadagnare qualcosa, il discorso dei soldi era di là, era già oltre, era già tanto riuscire a farlo, perché quello che contava era l'esperienza.